Questo sono io in un Ferrari 420 scuderia 510 cavalli. Cosa voglio dire non lo so perché non ci capisco niente e ho ripetuto a memoria. Però nonostante il mio mal di macchina non ho avuto problemi, quindi sono contento. Era il 21 ottobre e mi trovavo a Brescia, dove lo stesso giorno è partita la Mille Miglia, una gara a tappe per l'Italia di auto d'epoca, che parte da Brescia, passa per Roma e torna indietro. Il motivo per cui mi trovavo a Brescia però non ha niente a che vedere con le auto, ma con una startup, di cui in piccolissima parte sono sia socio che fondatore. Un pochetto. Buongiorno amici, sono a Madrid, sono arrivato ieri sera per quella che potrebbe essere chiamata una consulenza, mi sto dirigendo infatti stamattina negli uffici. Settembre 2019, i bei tempi quando ancora non c'era il Covid. Ricevo una richiesta di consulenza da una startup che si chiama Crash Travel. Era appena nata e mi chiedeva addirittura di andare a Madrid. A Madrid incontro Smeraldo, il fondatore, che però già mi conosceva perché, tempo addietro, aveva lavorato in una banca con cui avevo collaborato. Quanti intrecci bellissimi. Mi invita nel suo ufficio per lavorare, era un co-working ai bei tempi senza la mascherina, e la startup ai tempi era appena nata, stava ricevendo i primi investimenti. Come funziona una startup in genere? Io ho un'idea pazzesca che può rivoluzionare il mondo o un mercato e faccio le mie ricerche per vedere se è fattibile o meno. Faccio anche una ricerca di mercato per vedere se già esiste la mia idea o se qualcuno ha fatto qualcosa di simile, e poi faccio un business plan, cioè cerco di capire quanto si potrebbe guadagnare e quanto mi potrebbe costare realizzare questa idea. Dopodiché mi preparo un pitch, cioè un discorso convincente da fare a qualcuno che abbia un sacco di soldi per cercare di convincerlo a investire nella mia idea in modo da darmi dei soldi per poterla realizzare. Smeraldo aveva già fatto tutti questi passaggi. Allora, Crash Travel è un'app dove si possono prenotare viaggi. Il fattore differenziante in piattaforma, a differenza di tutte le altre app dove io vedo semplicemente delle immagini o delle scritte, ho fisicamente i video delle persone che hanno fatto quei viaggi. È come se un utente andasse su un mio video e dice: ok, voglio anch'io rifare la stessa identica esperienza. Su Crash Travel può farlo perché vede tutte le attività che ho fatto e può prenotare attività per attività. Integriamo piattaforme come Booking, in un certo senso risolve il problema che risolvono le agenzie con però i prezzi dell'online, che poi è quello che già fanno le persone quando viaggiano, perché spesso ormai adesso non si può fare, voglio andare a Los Angeles, quello che fanno tutti quanti è andare su YouTube e cercare viaggio a Los Angeles. Semplice ma geniale il fatto di permettere alle persone di comprare direttamente l'esperienza mentre vedono il video. Mi sono reso conto appunto che quello che facevo era andare su YouTube a scrivere il nome della destinazione, prendere appunti a mano. Qua c'è veramente un bellissimo gap. Oggi mediamente un utente ha bisogno di cliccare su 34 siti diversi. A me è piaciuta un sacco l'idea, tant'è che vi ho detto: io viaggio il mondo, se vi va diventiamo soci. E nel giro di pochissimi mesi sono diventato a tutti gli effetti un piccolo socio, perché ho una fetta piccola 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 di Castra. Tu hai addirittura azzardato dire un piccolo founder. Sicuramente avendo partecipato alla creazione del progetto sin dall'inizio, alla fine un founder che cos'è? Mi sono sentito un po' come David Cho quando Facebook era appena nata ed era solamente uno scherzo, nessuno ci avrebbe investito. Un tizio chiamato David Cho fu ingaggiato per pitturare le pareti del loro primo ufficio. Il caro Mark Zuckerberg, in realtà il suo socio, al posto di pagarlo in denaro, lo pagò in stock option. Era una minuscola fetta di Facebook, ma quando, anni dopo, nel 2012, Facebook si è quotata in borsa, la fetta di David Cho valeva ben 200 milioni. Comunque, io poi sono partito per il mondo. Crash Travel stava sviluppando il prodotto, pronto per lanciarlo. Io sono stato a Shanghai, New York, Los Angeles, in Costa Rica, e a Bali ci saremmo dovuti vedere tutti per finalmente lanciare Crash Travel insieme. Quello doveva essere il lancio, a marzo, ad aprile, insomma. Non è stato lanciato per via del Covid. In tutto il mondo si è in quarantena. A quel punto il mio paese era fatto bene. Questo è il momento più sbagliato nella storia per lanciare una startup di viaggi. Quello che abbiamo fatto in tutto questo periodo di quarantena, semi-quarantena, è stato ripensare ai nostri contenuti, ripensare alla strategia, avere la possibilità di andare iper local in qualsiasi paese nel mondo. E in Italia quindi siamo partiti adesso a Brescia. E proprio per questo mi ha invitato a Brescia per fare il primo itinerario. Sono partito alle 10 da Milano e sono arrivato nella stazione di Brescia 40 minuti dopo. Ho preso il Frecciarossa. Dalla stazione ho preso un taxi e mi sono diretto alla prima tappa della giornata, il Museo Mille Miglia. Perché proprio Brescia? Perché è uno dei posti più sottovalutati in Italia, che nel 2023 sarà capitale della cultura e che molte persone pensano sia semplicemente un mucchio di terreni industriali, pieno di soldi perché è sede di tantissime aziende e tantissime fabbriche, ma in pochi sanno che è anche una bellissima città piena di cultura. Io non ne sapevo niente, ma a farmelo scoprire è stato Fabrizio Benzoni. Per tutti, il Benzo. Consigliere comunale per lo sport, è un po' un tuttologo e un grande amante di Brescia, la leonessa d'Italia. È stato lui a consigliarci cosa vedere, dove mangiare e ci ha raccontato tutto sulla città e sui bresciani. Benzo è un personaggio particolare, sembrava conoscere tutti quanti i bresciani e aver fatto tutte le esperienze bresciane, tra cui ovviamente la Mille Miglia, con Alvaro Soler. A caso, con Alvaro Soler, la Mille Miglia. Per pranzo siamo venuti qua a Piazzale Arnaldo e pranziamo in uno di questi ristoranti, il più carino mi sembra Vita.
Abbiamo mangiato in un posto che si chiama Vita, molto buono, decisamente economico rispetto alla qualità. Io ho preso una pizza con la burrata e Chiara un bagel. Non è tipico bresciano, ma ci siamo rifatti nei giorni seguenti. Il nostro hotel era il Centro Paolo VI. Molto grande, ci sono mille sale conferenze, lo prendono le aziende per fare le varie cose, i convegni. In realtà mi piace molto questa stanza, ero già stato una volta e avevo una stanza molto più spartana. Dopodiché siamo andati in piazza della Loggia, dove abbiamo incontrato per la prima volta il Benzo, che ci ha raccontato la storia della piazza, dove nel 74 durante una manifestazione esplose una bomba e purtroppo morirono 8 insegnanti. C'è anche un monumento nella piazza. Inizialmente l'entrata era da quel palazzo lì, anche il tetto che vedi non è il tetto originale era piatto, pesa circa 10 volte più del tetto originale. E poi ci ha fatto vedere anche la loggia stessa, cioè il palazzo che si trova nella piazza, che è la sede del comune. Queste qua sono voragini create dalle cannonate risalenti alle 10 giornate di Brescia. Abbiamo anche visto il Teatro Grande di Brescia, molto famoso e bellissimo, quindi ve lo faccio vedere un pochetto qua, ma nel completo lo mostrerò tutto nel video su Crash Travel. Io, da esperto scroccone che sono, ho chiesto al Benzo di presentarmi qualcuno che potesse farmi fare un giro in un'auto d'epoca, dal momento che ormai la città era tappezzata, e lui mi ha presentato Marco, che non solo ha una Ferrari Dino del 71, ma anche una Ferrari rossa fiammante, e me l'ha fatta provare entrambe. Tu quindi sei un appassionato? E tu ci fai la mille miglia con questa Ferrari? No, questa Ferrari no, è già fuori di mille miglia. Questa è un 71, mille miglia arriva fino al 56. Sono il castello, andiamo su in Maddalena. Un giorno praticamente vado a vedere un immobile che era un'eredità. I modellini da questa macchina, un po' ovunque questo immobile. L'architetto ce li ha lasciati, ci ha lasciato anche la Ferrari, ma non si può ancora farcene. Lunedì viene questo commerciante per comprarla. Cazzo, questo era il giovedì. Sabato mattina l'ho comprata io, così no. Di manutenzione è difficile una macchina, no? Questa qua io l'ho rifatta tutta, questa portata al metallo. È un lavoro che dura un anno e mezzo di farle completamente. E quanto costa? Restaurare un'auto del genere costa un centino. Quasi il prezzo di una macchina, forse. Guarda, è una macchina un po' più importante, però. E il motore, per esempio? Il motore è il suo. Il motore delle macchine d'epoca è molto importante, il motore, perché si chiama il matching number. Match tra il telaio e il motore della macchina, perché la casa tiene un registro in cui dicono che il telaio X corrisponde al motore Y, ne sono tutti due numerati, no? E se corrispondono vale di più, sì. La Ferrari fino praticamente agli anni 70 faceva solo i 12 cilindri, però stava finendo in crisi economica perché i 12 cilindri non riusciva più a venderli. Oltretutto negli anni 70 è stata la crisi petrolifera. Ha preso un progetto di suo figlio che si chiamava Dino, il figlio di Ferrari si chiamava Dino, lo portò praticamente in produzione e prevedeva una Ferrari molto più leggera e anche con un motore più piccolo, a 6 cilindri invece che a 12. Siamo in castello. Madonna santa, io sono un po' di mal d'auto. Che anno è questa macchina? 2008. 430 scuderia, 510 cavalli anziché 490. A Brescia però non ero da solo, c'erano anche con me Giorgio e Martina di In Viaggio col Tubo. Due youtuber che fanno ormai praticamente solo itinerari di viaggio per mestiere, hanno viaggiato tutto il mondo, sono bravissimi a fare foto e video di qualità eccezionale, quindi sono perfetti per Crash Travel. E io e loro, per motivi completamente casuali, ci conosciamo da un sacco di tempo. Ogni 25 kg di zucchine circa erano $2.50, quindi volevo andarmene anche perché eravamo lentissimi. Più grossi di così non vanno bene, sono zucchine da mangiare lo stesso. Sono due architetti che al posto di fare gli architetti, anni fa hanno mollato tutto per andare in Australia, con il Working Holiday Visa, cioè un visto che ti permette di lavorare per un anno. Ci sono varie nazioni che ce l'hanno, anche il Canada, la Nuova Zelanda, insomma altre. Loro quindi hanno viaggiato e lavorato per l'Australia per un anno intero, documentando il tutto e vivendo in un van. Al termine del loro viaggio sono tornati in Italia e hanno iniziato a viaggiare il mondo. Allora, Giorgio e Martina mi hanno conosciuto più o meno secondo me a Montelago. Abbiamo fatto un campeggio insieme, quindi un minimo avete visto. Io avevo ben 17 anni e c'è ancora il video su YouTube, tra l'altro, in cui voi mi raccontate di voi che raccogliete i cetrioli e... Quello che volevo dire era, lo sapevate che ero incretinito? Sì, sì.
Vabbè, avevi l'età che avevi. Infatti. Facevi ancora il disegno. A me faceva riderissimo, tra l'altro, perché pensavo che tu parlassi così nei video delle animazioni. Invece tu parlavi veramente così. E parli ancora così. Ah, cioè tu pensavi che io parlassi veloce apposta per fare disegni? Sì. E invece sono malato. Senti, invece quando Crash Travel vi ha scritto, cosa avete pensato? Posso toglierla? La piattaforma è, diciamo, l'implementazione di quello che già noi stiamo facendo. Quindi l'abbiamo trovato veramente un plus. Lo step è proprio quello di effettuare direttamente le prenotazioni. L'idea è buona e secondo noi ha futuro. Ok, fantastico. Ragazzi, a Brescia, oltre a queste cose, ho visto anche Brescia Underground, tutta la città che passa sottoterra, ho mangiato da Iginio Massari e da altre pasticcerie buonissime, un sacco di ristoranti, ho passeggiato per la città, ho visto la metro, ho visto il castello, gli scavi romani, dei posti surreali, e trovate tutto quanto sull'itinerario che è uscito su Crash Travel, sia il mio che quello di Giorgio e Martina. Anche loro hanno fatto il loro video. Brescia mi ha veramente sorpreso, mi mancava incontrare persone nuove interessanti, viaggiare un po', e ora sono di nuovo chiuso in casa come tutti, ma non vedo l'ora di poter ricominciare a esplorare l'Italia e anche il mondo. Stiamo lanciando adesso e di nuovo, come un orologio svizzero, c'è un altro lockdown. Esattamente, esattamente. Ma nonostante questo abbiamo deciso comunque di uscire lo stesso, non possiamo continuare ad aspettare perché in realtà la situazione non sappiamo quando si riprenderà. La nostra è comunque una piattaforma video dove gli utenti possono comunque guardare i video, salvare i viaggi. Se il nostro progetto dovesse veramente prendere piede potremmo dire di essere nati durante il lockdown. Ci vediamo quindi con i prossimi video dove vi aggiornerò sulla mia vita e sui miei progetti. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e iscrivetevi per non perdervi i prossimi video.